si è tenuto giovedì sera ad Albino, presso la sala civica Aldo Moro, il Consiglio Comunale che si è aperto con una seduta riservata al Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine. Seduta che doveva svolgersi presso all'aperto, presso la scuola media di Desenzano Comenduno, ma a causa del tempo è stata spostata presso la sala civica Aldo Moro. Ciao, buonasera a tutti. Noi siamo i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si è insediato ufficialmente il 19 febbraio 2010. Siamo eletti e supplenti, alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Albino, Bondo, Comenduno, Desenzano, Vallalta e Sant'Anna. In questi incontri vogliamo raccontarvi la nostra esperienza nel CCR, un progetto di cittadinanza attiva in cui abbiamo potuto dire le nostre idee. Abbiamo collocato sulle carte le nostre case, individuato e segnato i percorsi che abitualmente svolgiamo. Da casa a scuola il percorso è rappresentato in azzurro, da casa all'oratorio in arancione, da casa al parco in rosa, da casa ai luoghi dove pratichiamo sport in marrone. A conclusione di questa indagine siamo arrivati al nocciolo della questione, chiedendoci se i tragitti che percorriamo ogni giorno sono in sicurezza. Abbiamo con noi Alessandra Borghetti, che è il referente per il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine. Un Consiglio Comunale molto nutrito, molto ricco, questo grazie anche a lei che ha organizzato in modo, diciamo, felice tutta la proposta. Cosa ci può dire? Posso dire un'esperienza bellissima, positiva, che però è stata realizzata grazie all'aiuto di tantissime persone che insieme a me hanno lavorato magari nell'ombra dietro le quinte. È un'esperienza che ha visto protagonisti i bambini e le bambine, senza i quali non potevamo fare niente. Il loro entusiasmo, la loro voglia di fare e la loro speranza ci ha proprio spinto a continuare questo progetto e potenziarlo. Un progetto che punta appunto sulla cittadinanza attiva e la partecipazione attiva dei più piccoli a costruire una città vivibile, che sia vivibile per loro e per tutti gli altri. E quindi questo dare la parola a loro attraverso delle azioni di protagonismo piuttosto che di presa di parola consente anche all'amministrazione degli adulti di ogni tanto così guardare, osservare la città dal punto di vista dei bambini.